In questo video, Škoda Auto offre una visione approfondita della produzione della nuova Škoda Octavia. La casa automobilistica ceca produce la quarta generazione del suo bestseller su una linea di assemblaggio radicalmente modernizzata nella sua sede di Mladá Boleslav. È l'unica linea dell'intero gruppo Volkswagen su cui è possibile costruire l'uno accanto all'altro veicoli basati sulla piattaforma modulare per auto elettriche MEB e sulla matrice trasversale modulare MQB. Ogni giorno Škoda Auto produce 1150 unità del suo bestseller Octavia a Mladá Boleslav. Più di recente, la casa automobilistica ceca ha apportato importanti modifiche a questa catena di montaggio. In tal modo, l'azienda ha creato le condizioni necessarie per produrre fino a 350 unità di Enyaq EV ogni giorno insieme a Octavia. Ciò consente a Škoda di reagire rapidamente alla richiesta dei clienti per le rispettive gamme di modelli. La casa automobilistica pone grande enfasi sulla produzione supportata da robot all'avanguardia. Sono utilizzati per attività fisicamente impegnative per la forza lavoro e contribuiscono a rendere le postazioni di lavoro ancora più ergonomiche. È l'unica linea dell'intero gruppo Volkswagen su cui è possibile costruire l'uno accanto all'altro veicoli con motore a combustione convenzionale basati sulla piattaforma MQB e auto completamente elettriche basate su MEB. Le principali misure adottate per convertire il sito includevano, tra le altre cose, alcune modifiche strutturali all'edificio e la modifica della tecnologia di trasporto per soddisfare il peso dei veicoli completamente elettrici e dei loro componenti assemblati. Gli investimenti nell'opera di conversione hanno richiesto un totale di oltre 800 milioni di corone ceche, 32 milioni di euro. Ad oggi, più di 7,1 milioni di Octavia sono stati prodotti nello stabilimento principale di Škoda Auto a Mladá Boleslav. Gli inizi del modello risalgono al 1959. Mark, uno dei moderni Octavia, è stato il primo Škoda ad essere sviluppato interamente sotto l'egida del gruppo Volkswagen. La sua produzione è iniziata a metà degli anni 90. L'ultima generazione di Škoda Octavia ha celebrato la sua prima mondiale a Praga nel novembre 2019. Da allora, l'edizione notevolmente aggiornata del modello più venduto del marchio ha avuto un ingresso di successo nei mercati internazionali, nonostante le interruzioni dei canali di vendita legati al Covid-19.